quello che conserva tutti i tratti della nostra storia è proprio Piazza San Francesco. Era un intervento questo che andava forse realizzato da tempo, perché avere questa piazza utilizzata a parcheggio non è stato per anni un bel biglietto da visita per Cava dei Tirreni, ma come dire, ogni cosa ha bisogno del suo tempo e in questi tempi stanno maturando. Voglio ringraziare il dirigente del quinto settore, l'architetto Pallazzo, che con gli altri componenti della commissione ha fatto un lavoro alacre e credo, come dire, almeno dal mio punto di vista, abbia poi concluso per un progetto che ha tutte le caratteristiche per operare una riqualificazione di alto livello di questa che appunto è la piazza per eccellenza della nostra città e diventerà la piazza per eccellenza della nostra città, perché attualmente, come è noto, è poco più o poco meno di un parcheggio a cielo aperto. La notizia importante che voglio dare in occasione di questa presentazione dei progetti è che attraverso l'utilizzo dei ribassi dei progetti del Più Europa ed attraverso la contrazione di un mutuo fidando sui fondi Jessica, che sono fondi a rotazione finanziati dalla Banca Centrale Europea, abbiamo ottime possibilità che questa opera passi dalle tavole che questa sera saranno illustrate alla realtà del cantiere, e probabilmente ciò accadrà addirittura entro l'anno. Quindi diciamo che questa città che cambia, che attualmente ha visto già la realizzazione della terza corsia d'uscita dell'autostrada, il prolungamento della pavimentazione del centro, che sta vivendo in questo momento le battute finali di conclusione dei lavori del trincerone ferroviario e l'avvio dei lavori per la riqualificazione di Piazza Abro e di tutta la viabilità circostante, potrà entro l'anno, insieme ad altre opere che stanno per essere messe in cantiere, vedere anche l'avvio dei lavori per Piazza San Francesco. È un momento, come dire, molto importante nella vita della città, perché si stanno concentrando una serie di finanziamenti provenienti dal passato, come quelli relativi al Più Europa, altri finanziamenti richiesti dalla nostra amministrazione, come quelli del centro commerciale naturale, o altri ancora che sono l'evoluzione dei lavori del Più Europa, come in questo caso i lavori del Piazza San Francesco, che sono destinati a cambiare profondamente il volto del centro cittadino, che è un patrimonio di tutta la città. Ovviamente l'attenzione sarà rivolta anche alle frazioni di Cava, in parte già lo è stato con alcune opere e alcune frazioni, lo sarà ancora di più con l'avvio dei lavori relativi al contratto di quartiere per la frazione di Pregiato, sui quali pure siamo riusciti ad ottenere un recupero di fondi che sembravano persi. Quindi diciamo è un momento importante che ovviamente può anche determinare un po' di scompiglio nella città, perché quando ci sono lavori ci sono anche disagi, ma sono disagi che sicuramente premieranno i cittadini che sapranno attendere, che avranno poi una città più a misura d'uomo, più all'altezza della storia, delle tradizioni della nostra comunità. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo concorso di progettazione. Come avrete modo di vedere visitando la mostra, i progetti che hanno concorso erano tutti assolutamente validi e di grande spessore. Se avessimo avuto più piazze ci sarebbe piaciuto realizzarli tutti, e ovviamente la commissione doveva sceglierne uno, ha scelto fra i progetti sicuramente uno dei progetti tecnicamente ed esteticamente più riusciti, ma tutti i progetti meritano il plauso della città, e anche per questo abbiamo deciso di fare questa mostra, perché ciascuno che ha con la propria competenza, professionalità, con la propria fantasia, perché l'architettura è anche questo, profuso sforzi importanti, anche economici, non soltanto tecnici, e era giusto che fosse premiato da un momento di visibilità pubblica e cittadina. Quindi grazie davvero a tutti, non a caso
nel manifesto di presentazione di questa iniziativa abbiamo scelto di mettere i progetti in ordine alfabetico, evidenziando solo i primi tre che sono stati giudicati come vincitori del concorso di progettazione, perché per quanto ci riguarda la nostra valutazione è veramente ottimale per tutti. Ovviamente questa sera presenteremo alla città in particolare il primo progetto che è risultato vincitore di questo concorso di progettazione, che come dicevo ha ottime chance di diventare poi realtà, almeno cantiere, entro questo anno solare. È un progetto che credo non solo abbia delle qualità estetiche di recupero di questa piazza come grande spazio pubblico, spazio per eventi, in un contesto di quinte assolutamente uniche fra le piazze del Mezzogiorno d'Italia, ma è anche un progetto che credo abbia il pregio della sua semplicità di avere poi certezza di tempi di realizzazione la possibilità concreta di tradursi in realtà nell'arco di breve. Aggiungo che la scelta di ricorrere a fondi BCE, a fondi di rotazione, se da un certo punto di vista creerà per il Comune ovviamente l'obbligo di restituzione in un arco ventennale, è una scelta che però ci premerà, perché avremo da subito immediatamente la disponibilità dei fondi per la realizzazione del parcheggio, quindi quest'opera non subirà, come altre opere hanno subito per il passato, la falcidia dei tempi di erogazione dei finanziamenti da parte della Regione, per cui quando si partirà avremo già in cassa tutti i fondi necessari per terminare l'opera. E su un'opera così importante, che comporta uno scavo così profondo nel cuore proprio della città, credo che era importante avere anche questo tipo di garanzie poi di una tempistica celere di realizzazione. Peraltro è noto che quando le ditte sanno di avere la possibilità di essere pagate in feriali lavorano con maggiore celerità. Ecco, io termino qui, ringrazio tutti voi per essere intervenuti così numerosi a questa presentazione. La mostra, come sapete, perché il manifesto lo dico, rimarrà aperta fino al 30 di questo mese, dopodiché lo annuncio già, ci sarà l'inaugurazione dopo pochi giorni di un'altra mostra di un artista di Cava di Tirreni, che però non voglio definire locale perché è un artista importante del nostro territorio, che è Alfonso Vitale, tra l'altro saluto, che è anche qui, per cui invito tutti poi a venire, mi pare il 5 Alfonso, il 5 ci sarà l'inaugurazione della personale di Alfonso, ma per questa sera godiamoci tutti l'idea di questa piazza, chiudendo gli occhi e immaginando come nel giro di un anno e mezzo potrà essere Piazza San Francesco. Grazie ancora a tutti.